Diciamo che i prodotti italiani comunque sono considerati sempre di ottima qualità, prodotti di eccellenza. Una cosa che ho anche riscontrato nella giornata di oggi parlando con le aziende è proprio l'elevata qualità dei prodotti, la passione dei produttori nei confronti dei loro prodotti, l'impegno, lo studio, anche la curiosità e la fantasia che viene applicata nello sviluppo di nuovi prodotti. Cioè a noi è capitato anche di andare a fiere dove magari i visitatori, il target di visitatori non erano solo gente del settore, ma di vari settori. Mentre un incontro così vis-à-vis è proprio rivolto al nostro prodotto. Possiamo esporci meglio, presentare il prodotto, il potenziale cliente ha già avuto delle informazioni precedenti e viene già preparato. E perciò il dialogo risulta anche più semplice. I buyer inglesi chiedono soprattutto prodotti di qualità, cercano le produzioni artigianali o comunque piccole aziende che hanno cura artigianale dei dettagli dei prodotti e cercano soprattutto prodotti che abbiano una storia dietro ma anche che abbiano una lista ingredienti molto corta, quindi senza additivi, conservanti, coloranti, comunque diciamo la chimica che era stato un po' quello che aveva caratterizzato gli anni 90. Allora, sicuramente abbiamo visto che c'è un grandissimo interesse per i prodotti alimentari del Trentino, dovuto al fatto che abbiamo dei prodotti di alta qualità e di nicchia. E proprio per questo c'è un interesse particolare, dato che il mercato è un mercato sofisticato, quindi interessato a prodotti nuovi, a prodotti che abbiano caratteristiche come il fatto di essere biologici, piuttosto che appartengano proprio a delle categorie meteorologiche molto nuove che quindi non sono conosciute in Gran Bretagna. Da qui infatti l'interesse per i prodotti e anche l'interesse da parte nostra, quindi a continuare a lavorare sul mercato inglese per quanto riguarda il settore alimentare. Quindi sicuramente verso la fine dell'anno prossimo, quando ci sarà la concretizzazione di alcuni eventi dedicati ancora una volta a incontri B2B per il settore food, noi ci saremo e porteremo le nostre aziende in modo che possano continuare ad arricchire le loro relazioni con questo mercato. Importante la qualità, perché poi quella a lungo termine è quella che ti ripaga. E poi anche la eventuale non sovrapposizione con prodotti che già abbiamo. Quindi è chiaro che nel momento in cui andiamo a proporre un prodotto che già abbiamo è più difficile l'inserimento. Già un prodotto più di nicchia ma interessante potrebbe trovare il suo spazio di mercato. Per il momento diciamo che il risultato del referendum sul Brexit tenuto l'anno scorso non ha influito sugli scambi commerciali tra Italia e Regno Unito, nel senso che comunque la normativa è rimasta uguale. Il Regno Unito ad oggi è ancora membro dell'Unione Europea, quindi vige il principio della libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone. È vero che in questi giorni si sta decidendo molto sul da farsi e al momento però diciamo non è cambiato nulla, anche perché i paesi dell'Unione Europea rimangono i principali partner commerciali del Regno Unito, anche l'export del Regno Unito è destinato prevalentemente ai mercati dell'UE. Una bella iniziativa, organizzata bene, vedo molto impegno da parte degli operatori di Trentino Sviluppo e siamo molto soddisfatti. Molto interesse verso il nostro prodotto, adesso vediamo, no? Bisogna lavorarci sopra dopo. Il
sono molto positivo, sono molto ottimista, uno perché è un mercato che comunque dove c'è denaro, comunque, perché bisogna dire le cose come sono, cioè non è che siamo qua per la gloria, e effettivamente c'è la volontà di creare ma anche di ristrutturare tantissime case, e quindi i materiali da quella costruzione comunque trovano il loro posto in questa nicchia.